sulla parte finale delle cose dette. Secondo me la scissione è tra voi, cioè tra la popolazione e la scienza, perché la politica sì ha le sue colpe, ma il giocato drammatico è veramente la gente. Non so se voi avete seguito tutta la questione di Pacini, vi faccio un esempio. Tempo addietro è uscita una statistica sul Corriere della Sera in cui si è visto che le persone che non si vaccinavano non erano gli operai, i contadini e così, ma era reale. Cioè, perché le persone più o meno semplici loro seguivano le regole. Invece i laureati incolti della nostra società, loro sostengono, rispondono alla loro personale opinione, hanno letto un libro sulla filosofia, non so che cosa, e in base a questo prendono le decisioni sbagliate. I politici sono in parte, non si può pensare che i politici prescindano dalla popolazione. Se la popolazione è incolta, i politici saranno incolti quanto loro. Ma il problema drammatico è la stupidità media delle persone. Io non essendo un politico posso dirlo, un politico non lo dirà mai. Ma io sono veramente colpito da questo fatto ed è veramente il nostro problema. E questa è l'importanza del libro, perché se non si migliora, voglio dire, la democrazia si basa, prendo un argomento che è, si basa sulle decisioni prese dalla gente, ma se la gente non è informata, le decisioni sono prese a caso. Quindi la democrazia funziona con la gente colta, con la gente che si vuole informare. Chi non lo fa, si arriva a tutto questo. Thank you.